Bitcoin chiude il secondo mese dell'anno 2024 in negativo e chiude il secondo trimestre dell'anno 2024 in negativo. Allora, cosa significa, eccetera, eccetera, lo vedremo ovviamente in questo video. Qui abbiamo un Q2 del mercato cripto su Bitcoin che ha un meno 12%. Venivamo comunque da un Q1, quindi un primo trimestre 2024 assolutamente stellare, e da un quarto trimestre del 2023 assolutamente stellare, quindi ragion per cui dopo rialzi di questa levatura, diciamo un meno 11, meno 12%, è anche insomma significativo del fatto che siamo in una fase di respiro, congestione, ma niente di che. Tant'è vero che se si guardano i numeri nel complesso abbiamo un più 56, più 68 e 68, meno 11. Qui la dice lunga, insomma, anche la questione legata al fatto che questo sia una fase di respiro. Q3 appena iniziato, ovviamente meno 0,14 è solo perché ho aperto il sito in quel momento. Allora, anche il mese di giugno, il secondo mese negativo per quanto riguarda l'anno 2024, il primo è stato il aprile 2024 che è stato negativo, e questo è il terzo mese negativo. Attenzione a una serie di serie storiche che andremo a vedere oggi, più il grafico ciclico di Bitcoin nell'aggiornamento classico che andiamo a vedere, che è questo qui, il grafico dell'andamento ciclico, e ci sono delle novità, li calcoleremo insieme, più anche un altro grafico, vediamo alla fine, sulla posizione di questa candela settimanale che sembra preludere bene perché ha fatto un bel recupero a livello settimanale, ma in realtà è tutto delicato alla settimana attuale, e insomma ve ne parlo tra pochissimo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lancio della moneta, vediamo che cosa dice. La moneta dice che si sale, ragazzi, quindi vi ricordo che la lancio solo il lunedì, abbiamo inciso così, e niente, andamento, e dice si sale la moneta, quasi quasi faccio un bel segno della moneta alla giornata di oggi, 01/07/24, e dico moneta ha indicato up. Facciamo così, ragazzi, allora moneta ha indicato up, vediamo che succede, adesso l'ho segnato su un foglio Excel. Allora, mi sembra che si sia sospeso il video, ma non ho fatto nulla di che, ragazzi, ho segnato il lancio della moneta perché voglio fare il moneta trading system e vedere che cosa ci porta, e poi confrontiamo i dati. Vabbè, scherzi a parte, andiamo a una questione. Prima di tutto volevo farvi anche vedere una questione legata a alcune news importanti di questa settimana. Eccoci con le news della settimana, una sferzata veramente di tante news. Ci sono stati, sono appena usciti i dati relativi all'ISM, l'indice dei direttori di acquisto, che tra le altre cose è stato negativo, segno in pratica di una questione legata alla recessione che potrebbe essere, diciamo, in dirittura d'arrivo nei prossimi mesi, ma questo insomma si sa. Per quanto riguarda poi le altre giornate, avremo l'IPC annuale della Banca Centrale Europea, quindi dell'Europa, il discorso di Powell nella giornata di domani, martedì, e poi anche la Lagarde parlerà, mentre invece una sfilza di dati macroeconomici, soprattutto USA, proprio nel giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, perché poi c'è la festa degli Stati Uniti relativa al 4 luglio, e quindi 3-4 luglio c'è una serie di dati prima della festa del 4 luglio degli Stati Uniti, tra i quali, diciamo, soprattutto i verbali del FONC potrebbero essere interessanti. Per il resto, devo dire la verità, non credo che questi dati possano essere impattanti o significativi, a meno che questo dato sul tasso della disoccupazione degli Stati Uniti venerdì 5 di luglio non sia molto negativo rispetto al tasso atteso, che appunto è lo stesso. In pratica, ancora una volta, in questa fase grandi news legate ai fattori macro non ce ne sono, quindi occhi puntati sull'inflazione, sempre la stessa questione, e occhi puntati un po' sulla disoccupazione degli Stati Uniti, o quelli che sono i dati, i primi dati, diciamo, anticipatori della recessione. Per quanto riguarda Ethereum, una news che volevo darvi, il peggior prodotto dell'anno in termini cripto, attenzione che qui si definisce al fatto che abbia registrato un deflusso di 61 milioni
di dollari, parliamo di prodotti ETF, ETP, tutto quello che dentro c'è Ethereum, perché al di là dell'approvazione degli ETF di Ethereum, Ethereum comunque è già presente in alcuni prodotti di questo tipo, e quindi si va ad analizzare quel tipo di movimento e abbiamo insomma dei movimenti assolutamente negativi per quanto riguarda Ethereum, che rispetto agli altri prodotti Bitcoin, multi asset, Solana, Binance, Litecoin, lo short di Bitcoin c'è anche, questi sono tutti ETP ragazzi, è il peggiore di tutti senza ombra di dubbio, anche lo short BTP è sceso, ma è sceso chiaramente solo nelle ultime settimane. In linea di massima dovrebbe essere tutto stato influenzato da Grayscale, che ha registrato dei flussi importanti, 153 milioni di dollari di Ethereum sono usciti dal prodotto di Grayscale. Allora, questo cosa significa? Ethereum crolla, bla bla bla? No, allora significa che c'è sicuramente uno stato di allerta su Ethereum, e questo è evidente, ma c'è anche uno stato di deflusso da quello che può essere un investimento di Grayscale, che è già comunque obsoleto, perché se dovesse essere approvati gli ETF di Ethereum, allora converrebbe appunto attendere quelli e poi rientrare su altri tipi di prodotti. Quindi probabilmente abbiamo assistito un po' a questo, a questi turnover, diciamo così, quindi rotazioni generali che possono si possono avere, diciamo, in queste fasi. Andiamo a guardare invece il dato per quanto riguarda l'analisi di Bitcoin, facciamo una cosa, partiamo prima dal grafico relativo alla candela settimanale che aveva avuto una shadow anche abbastanza pronunciata per quanto riguarda il prezzo di BTC, che era sceso di oltre il 7%, poi è stato completamente riassorbito all'interno della settimana verso il weekend, soprattutto il weekend, per poi creare questa shadow e sembrerebbe volgere in positivo, perché questo è un dato che in effetti a volte è stato positivo. Lo possiamo vedere in alcune situazioni, come per esempio qui in questa zona. Qui infatti abbiamo una candela che poi è stata ampiamente breccata con questo super pump di Bitcoin. Non è però così semplice ragionare su queste candele, perché a dire la verità un po' il mercato quasi sempre tenta di riassorbire la shadow che è stata creata, soprattutto perché in questo contesto la shadow è stata creata nel weekend. Questo non è un bene, quindi è probabile che almeno un pezzettino di questa candela sarà riassorbito per questa settimana, e che quindi magari un arrivo intorno ai 61.007-61.008 potrebbe essere veramente molto semplice. L'unica soluzione positiva sarebbe un andamento di Bitcoin molto forte che vada a breccare questo livello e poi vada a risalire una parte della candela precedente, quindi sopra i 65.000 dollari. Solo sopra i 65.000 dollari questa fase di respiro, questa fase di laterale ribassista, oserei dire, su Bitcoin potrebbe subire una pausa, ma a livello ciclico questa cosa non è così scontata, tant'è vero che se passiamo appunto all'analisi di quello che è il grafico di oggi a livello ciclico, vediamo che in sostanza questa fase di recupero rappresenta l'ultimo up teoricamente di un ciclo mensile, che potrebbe essere appartenente però a un ciclo trimestrale precedente, che ancora è in fase di negatività e quindi ancora ha necessità di teoricamente respirare barra stornare. Allora, qui abbiamo avuto la chiusura di un primo mensile da 30 giorni, mentre qui con grandissima probabilità si è chiuso un movimento che a questo punto è di 24 giorni, lo possiamo considerare un mensile molto corto. Di solito quando avvengono questo tipo di movimenti avvengono nel momento in cui si vanno a creare delle strutture di cicli di natura ternaria, e quindi anche in questo caso abbiamo una probabile struttura ternaria abbastanza evidente, quindi una fatta così, poi una struttura in questo modo, e l'ultimo dovrebbe essere questo ciclo che è appena iniziato e che avrebbe anche lì le gambe corte per andare a chiudere poi tutto il movimento. Allora, l'ultima struttura ciclica di un movimento di cicli superiori è molto complessa. Perché?
Può avere diverse tipologie di forme, può essere estremamente ribassista, può lateralizzare, può anticipare il movimento rialzista successivo e poi fare un'anomalia. Insomma, è la parte più difficile, senza ombra di dubbio, di tutta la struttura ciclica, la peggiore di tutte, ed è l'ultimo movimento. In un contesto del genere io mi sento di dire che fin tanto che non sarà superata quantomeno la media mobile, questa è la classica nostra media mobile che utilizziamo, la 21 sul grafico daily, diciamo che non cambia niente, diciamo che al momento questo è semplicemente un rimbalzo che dovrebbe essere considerato appunto il terzo movimento di questa fase. Terzo movimento che da un punto di vista teorico è il movimento conclusivo e deve fare alcune cose, dovrebbe teoricamente dopo una prima fase di rimbalzo iniziare una fase di discesa per andare a completare la rottura dei minimi precedenti, il breakout anche di questi minimi e la chiusura di tre cicli superiori, sarebbe un annuale, un mensile, un annuale ed un trimestrale ed un annuale. Allora, se fa una cosa del genere, ragazzi, lo mettiamo sul libro, perché sarebbe per eccellenza la spiegazione teorica dell'analisi ciclica più standard, più classica della storia del pianeta. Cioè, se fa una roba del genere, proprio siamo nel libro di teoria ciclica ABC, veramente incredibile. Però c'è anche da dire che i movimenti di Bitcoin negli ultimi periodi sono stati veramente estremamente ciclici e soprattutto molto lineari, molto teorici, quindi molto da teoria ciclica. Quindi perché no, magari anche questo movimento sarà un po' così, ragazzi. Qual è l'alternativa? L'alternativa è che di solito il mercato, quando fa gli ultimi cicli così, tenta di fregare un po' tutti, e quindi invece di fare l'ultima gamba ribassista, che sarebbe in realtà quella più attesa della storia, perché poi configurerebbe un buy in una zona temporale qui estremamente semplice e banale, ci può stare forse perché siamo nella zona estiva, molti trader retail non ci sono, quindi c'è meno rumore sul mercato, e questo è vero, però insomma qui poi ci chiama un buy veramente la PC, ragazzi. Vi do anche due dati di natura statistica in base ai miei trading system, che adesso ne parliamo, proprio datemi 2 minuti e vi dico anche questi dati statistici, e quindi insomma un po' il dubbio esce fuori, se non che a volte i mercati fregano, no? E quindi dicono, io invece di farlo sto ribasso, da qui non riscendo più e continuo a fare la mia fase di up. Quindi sostanzialmente chi è entrato long in questa fase a eventuali rimbalzi in termini di trend di breve periodo può stare ancora long, perché il mercato non ha dato segnali di ribasso. Non anticiperei in nessun modo anche un'eventuale discesa, anche se la struttura ciclica indicherebbe appunto questa come la situazione più chiara, più classica. Io non anticiperei mai un movimento del genere andando a vendere delle posizioni già acquistate o semplicemente facendo short. Lo short si potrebbe ragionare ovviamente con degli stop loss molto semplici da andare a inserire, però aspetterei che il mercato mi dia la sua direzione, in particolar modo per una fase up prolungata e superamento della media 21, quindi sopra 64 in primis, 65,5 dopo. Questo è essenziale per decretare che qui è iniziato un movimento differente rispetto a quello che ci aspettiamo. Attenzione che il mercato, avendo costruito un mensile così ribassista come il precedente, praticamente non potrà dare in nessun modo in questo caso segnali per cui potremmo stare tranquilli che magari l'attuale ciclo che è appena iniziato può essere nuovo rialzista. L'unico segnale che avremo lo avremo alla chiusura di questo ciclo, quindi fra una ventina di giorni. Ciò significa che tutto è meglio utilizzare in questo ambito l'analisi tecnica, perché a livello di analisi ciclica in questo momento non abbiamo un'informazione aggiuntiva. Secondo me già da un po' che non ce ne dà informazioni aggiuntive, ma questo è normale perché siamo in fase conclusiva, quindi abbiamo un'informazione aggiuntiva solo laddove la teoria ciclica viene rispettata, e quindi da qui si inizia una fase ribassista. Allora in quel contesto sappiamo tutto che cos'è, sappiamo quello che sta facendo e sappiamo che qui è una buona zona dove possiamo andare poi a livello temporale a metà 20 di luglio, verso la metà fine di luglio, possiamo andare a ragionare su un eventuale buy. Se non fa una roba del genere, tutto il resto la ciclica non dà nessuna informazione, perché anche qualora qui fosse iniziato
realizzato un altro movimento per decretare la fine di questa struttura, dovremmo andare sopra i massimi, quindi praticamente è irrilevante. Questo perché non abbiamo nessuno swing qui adeguato, insomma, per darci un movimento di breakout. Quindi qui, ragazzi, si va a ciclo di breve, cioè bisogna analizzare solo questi movimenti. Perciò analisi tecnica tutta la vita, superiore a 64 e poi 65 già cambia il trend. Attenzione, perché eventuali fasi di ribasso dovessero andare a identificarsi nei prossimi giorni, già da domani, dopodomani, sarebbero molto pericolose e preludono poi a questo atterraggio finale di questa struttura ciclica. Se dovesse farla, occhi puntati, qui siamo intorno, vi ripeto, al 18. Io qui ho inserito appunto un ciclo identico al precedente, 24 giorni, confermerebbe una struttura trimestrale da 78 giorni, che può essere assolutamente ritenuta accettabile, valida, corretta. E addirittura, se dovesse andare a rompere questo livello qui di minimo, o a fare il doppio touch con un doppio minimo intorno ai 56, potrebbe anche concludere il movimento annuale classico. Cosa succede se invece siamo arrivati qui ed è iniziato un nuovo ciclo? 54 giorni sono sufficienti a far partire un nuovo ciclo? Sì, sono sufficienti, perché il precedente, per esempio, nonostante fosse stato rialzista, era stato da 57. Quindi qualora qui sia iniziato un ciclo molto più lungo, dovremmo andare poi più in là. Io traderei al momento, ragazzi, solo ed esclusivamente i prezzi presenti, li chiamo così, cioè questa struttura che è appena iniziata. Secondo me è la soluzione più importante, perché non abbiamo tanti appigli da altri punti di vista. Questo è anche normale comunque nelle fasi di barre di congestione lunghe come quelle che stiamo assistendo. Meno strutture rialziste o ribassiste ci sono, meno un'analisi ciclica può dare una mano. Alla fine è una struttura di congestione. Nella struttura di congestione le ipotesi si ramificano, diventano tante. È anche vero che in una struttura di congestione non è che ci siano grandi perdite o grandi profitti, non c'è praticamente nulla da fare, è un po' un limbo dove respiriamo. Perciò si deve ragionare di trading di breve periodo. In questo contesto, secondo me, l'analisi dei prezzi dei giorni che vengono, quindi una settimana eccetera, è molto più profittevole rispetto all'analisi di cicli più lunghi, perché non siamo in condizioni di avere delle idee abbastanza chiare. Vi ho detto l'analisi principale, che sicuramente potrebbe essere quella un po' più probabile, però io da esperienza personale valuto anche, come vi dicevo, l'eventuale ripresa invece di un ciclo differente proprio da questo minimo. Anche perché, come promesso, vi do un po' di dritte da un punto di vista di strutture statistiche. Nell'analisi dei miei trading system, con le strutture che riguardano alcuni trading system che io utilizzo per delle posizioni importanti, quelle holding io le chiamo, ma sono comunque delle posizioni grosse che vengono gestite da un trading system per non stare appunto sempre in hold sul mercato ed evitare di prenderci pugni in faccia, diciamo, quando il mercato scende. In sostanza siamo in un cluster statistico intorno più o meno, stiamo andando, diciamo, un cluster statistico intorno al 75% di probabilità che si possa assistere nei prossimi giorni ad un rialzo un po' più consistente. Questo cozza un po', appunto, come vi dicevo, con l'idea ciclica. C'è solo un cluster di probabilità che è estremo, quello che riguarda il 12% di probabilità totali, quindi ovviamente l'88% sarebbe al contrario, che questo movimento ribassista possa continuare in maniera importante. Ora, quel 12% in un contesto del genere è una cifra molto bassa, però è anche accettabile proprio in questo preciso contesto, perché è il contesto di un'eventuale chiusura di un ciclo annuale. Quindi solo in un contesto del ciclo annuale potrei accettare un 12% di probabilità, che poi è appunto le volte in cui avviene una continuazione del movimento ribassista. Altrimenti abbiamo appunto, come vi dicevo, un 70-80% di probabilità che questo movimento rialzista possa nei prossimi giorni andare a dare prezzi superiori a 65, superiori a 66. Vediamo, perché ragioniamo di cluster statistici, ovviamente qui siamo sempre sul chi va là, ma è anche il motivo che mi spinge un po' a riflettere su non dare troppa confidenza, tra virgolette, no, alla teoria ciclica proprio classica.
Io la valuto, c'è assolutamente, però insomma questi cluster statistici ci dicono che forse, no, tra un po' potrebbe iniziare un movimento di rimbalzo che magari poi non dura, che magari fa solo un up e poi ritorna a scendere, questo sì, però potrebbe spingersi in una roba del genere, ecco questo è quello che vi sto dicendo, prima magari di andare a chiudere questa fase e magari allungarla e quindi... Qui questo trade, perché no, è un buon trade e andrebbe fatto. Tra le altre cose siamo rientrati anche con un sistema proprio di recente in Academy, che però è un sistema che sta facendo l'osso da un po' di tempo, quindi ha perso, quindi anche lì, no, cerchiamo di recuperare, può essere un'operazione che recupera un po' di loss che il trading system ha fatto. Considerate che i trading system, ragazzi, sono delle macchine, perciò a un certo punto quando fanno tot di loss poi recuperano una parte di quel loss, e questo indica anche che magari c'è più probabilità che il movimento attuale possa perdurare per un po' di giorni, magari non avere grandi numeri, però perdurare per un po' di giorni questo movimento di recupero. Vedremo un po' il da farsi. Lo stop loss è già inserito comunque anche su questo sistema, tra l'altro in questo caso sarebbe un take profit, perché il sistema è già in profitto, anche se sarebbe un piccolo profitto rispetto ai loss persi nella settimana scorsa. Vediamo, ragazzi, io sono molto fiducioso che il mercato sia in una fase finale di questa latenza, chiamiamola così, e che possa in effetti dare nuovi spunti proprio nei prossimi giorni. Attenzione a questo movimento, non lo sottovalutate, non pensate che sia già delineato al ribasso, perché non è così. Vi ho parlato di probabilità, nonostante la questione ciclica porti quella come la strada più probabile, io per esperienza su queste cose sono molto titubante quando si arriva ad una fase finale dove di solito l'analisi ciclica poi perde un po' la sua aderenza, si usa sì, però è meglio l'analisi tecnica, e questo è un contesto in cui è meglio l'analisi tecnica. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate in questo caso e noi ci rivediamo nel prossimo video. Buon inizio settimana a tutti.